I sudditi di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra sono chiamati al voto per la terza volta negli ultimi 4 anni a scegliere ancora se dare fiducia a Boris Johnson, ai Tories e alla loro linea antieuropeista o ai laburisti di Jeremy Corbyn, che in caso di vittoria si è già detto pronto a rilanciare un referendum per restare in Europa. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di questa notte. Tutti i sondaggi danno per vincitore lo strenuo sostenitore della Brexit e capo uscente del governo, Boris Johnson. La posta in palio è altissima, non solo la credibilità dei conservatori e del loro leader, che punta a ottenere una maggioranza ancora più forte, ma anche e soprattutto il futuro di un regno che deve scegliere chiaramente se restare o uscire dall'Europa. Queste elezioni generali appaiono infatti come una sorta o quasi di referendum indiretto proprio sulla Brexit. I sondaggi, lo abbiamo detto, premiano Boris Johnson, che stando ai numeri dovrebbe conquistare 339 seggi su un totale di 650, superando comodamente quota 326 seggi, la soglia per ottenere la maggioranza. Se così sarà, il leader Tory punterà a chiudere la questione europea entro il 31 gennaio prossimo, come d'accordo con l'Unione, forte di un rinnovato sostegno parlamentare capace di approvare definitivamente la Brexit. Nel caso di una sconfitta, secondo tutti gli osservatori, improbabile, il nuovo governo sotto la guida del leader laburista Jeremy Corbyn potrà rimettere tutto in discussione, Brexit inclusa.